piccoli comuni del Lazio, quelli che rischiano maggiormente l'emarginazione e l'abbandono, si è occupato ieri Legambiente per la 10ª edizione di Voler Bene all'Italia. La festa a Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone, dove Roberto Scacchi, direttore di Legambiente Lazio, ha ribadito che se si vuole costruire un futuro sostenibile si deve ripartire dai piccoli comuni italiani ed ha a questo proposito chiesto di approvare al più presto la legge regionale sui piccoli comuni per salvarli dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. L'estate stenta ad arrivare, ma sul litorale romano è comunque tempo di prove per la Tintarella. Il weekend della Festa della Repubblica ha convinto i romani alla più classica delle gite fuori porta. Massimo Tinardi. Prove generali d'estate nel ponte del 2 giugno. I romani che non hanno assistito alla parata hanno affollato le spiagge del litorale. Nemmeno il traffico sulle vie di accesso al mare o l'estenuante ricerca di un parcheggio hanno scoraggiato i partiti di Tintarella e nuotate, tutti premiati al loro arrivo sulle spiagge da una piacevole sprezza. Se non anche sul litorale nord della capitale, Fregene, Santo Severo e Santa Marinella sono le località balneari preferite da turisti e romani. Qui il prezzo giornaliero per un lettino un ombrellone, secondo i gestori degli stabilimenti, è praticamente rimasto lo stesso dello scorso anno. Si va dalle 10 alle 12 euro per lettino e ombrellone. Classici passatempo da spiaggia, corse sul bagnasciuga, interminabili torneo di racchettoni, primi bagni della stagione o pennichella sui lettini. Momenti ideali per ricaricarsi dopo le fatiche invernali. Chiude la giornata il pranzo. Per i più virtuosi o più attenti al risparmio, un po' di frutta o un panino portato da casa. Per i buon gustai, pranzo al ristorante, a base di pesce ovviamente. Oggi è festa grande anche per i nostri amici a quattro zampe. A Villa Guglielmi di Fiumicino l'associazione 5 ottobre ha organizzato Un Mondo a Quattro Zampe, una kermesse che prevede dalle 10 di questa mattina fino al tramonto gare di agilità, spazio libri, promozione per le adozioni dei cani meno fortunati, intrattenimenti vari. Verrà inoltre rilanciata l'iniziativa dell'assessore ai diritti degli animali di Fiumicino. Chi adotta un cane presso il canile convenzionato con il comune avrà uno sconto del 50% sulla tassa dei rifiuti. È finita 1-1 l'andata della finale dei play-off del girone B di Lega Pro tra Lecce e Frosinone. Salentini in vantaggio al 15esimo con Papini che sfrutta un pallone perso da Gori, che però alla mezz'ora trova il gol del pareggio grazie anche alla deviazione di un difensore.